Ciao a tutti e bentornati. In Italia, spesso senza volere, ci si riempie la bocca con tante parole senza conoscere un minimo la storia o la fattualità di tali termini. Era veramente tantissimo che volevo fare questo video e finalmente mi ci sono potuto dedicare. Oggi ripercorreremo insieme la storia dei famigerati illuminati. Spero che dopo questo video la parola, perlomeno sui miei canali, non venga più utilizzata a sproposito. Ho fatto la storia della famiglia Rockefeller, la storia della famiglia Rothschild. E vuoi che non ti faccio la storia degli Illuminati? Ma chi sono gli Illuminati? Esistono ancora? Sono loro gli autori del famigerato nuovo ordine mondiale? Scopriamolo insieme. La parola Illuminati, che in moltissimi utilizzano spesso a sproposito, ho sentito interi plotoni di persone che la utilizzavano senza sapere nemmeno cosa significasse, deriva dall'ordine degli Illuminati di Baviera istituito ad Ingolstadt nel XVIII secolo. Era a tutti gli effetti una società segreta che potesse ovviare alla tradizionale massoneria. L'ordine degli Illuminati venne fondato da questo personaggino qui, ossia il filosofo tedesco Johann Adam Weishaupt, che con l'aiuto del barone Adolf Nitsche, il 1° maggio del 1776, formò l'Ordine dei Perfettibilisti, che in seguito fu conosciuto al mondo con il nome di Ordine degli Illuminati. Sebbene l'Ordine non fosse propriamente democratico, la sua missione era quella di stabilire un nuovo ordine delle cose, che portasse all'abolizione dei governi e delle religioni. Volevano comandare tutto loro, in poche parole. Lo stesso Weishaupt fu un massone, infatti, prima di fondare l'ordine. Fu un massone della loggia Theodor Zum Guttenracht. E a quanto pare, prendendo i fondamenti e le ideologie massoniche, ha creato un nuovo ordine personalizzando e stravolgendo determinati canoni. Alcuni scritti di Weishaupt, ossia colui che fondò l'ordine degli Illuminati, vennero intercettati nel 1784 e, indovinate un po', furono considerati sediziosi dalle autorità nazionali e portarono così allo sconvolgimento dell'ordine da parte dell'elettore di Baviera Carlo Teodoro nel 1784. Weishaupt perse il suo incarico all'università di Ingolstadt e fu così costretto a fuggire dalla Baviera. La storia narra che trovò riparo nella città di Gotha, e durante quel periodo ricevette l'aiuto del duca Ernesto II di Sassonia-Gotha-Altenburg. E da quel momento in poi tutto quanto è avvolto nel mistero. C'è chi dice che morì nel 1811, chi invece che morì nel 1830. Fatto sta che alcuni storici sospettano che negli anni dell'esilio egli non si fosse assolutamente fermato, ma che anzi avesse stretto legami con la Chiesa e con delle potenze internazionali a livello politico che ne hanno potuto portare le idee dell'ordine fino ai giorni nostri. L'idea era proprio quella di creare un nuovo ordine mondiale. Non so se ci capiamo, ma il modo sociale in cui le idee dell'ordine degli Illuminati, al di fuori delle teorie del complotto, perché qui si parla di storia, sono giunte sino a noi, è qualcosa di storico. È storia. L'opera politica di Weishaupt ebbe infatti importanti influenze sulle dottrine di alcuni componenti del socialismo utopistico, del comunismo e della creazione di un organismo superiore alle nazioni. Vi ricorda niente? Le Nazioni Unite, che sono anch'esse state fondate su ideologie tratte dall'Ordine degli Illuminati. Ebbe pesanti influenze storiche su ambienti della Rivoluzione Francese e in particolare sulla Comune di Parigi. Tra cui va ricordato Filippo Buonarroti, che fu un attivo ideologo e continuatore proprio delle dottrine di Weishaupt. Piano piano, passo dopo passo, quest'ordine degli Illuminati, in una maniera o in un'altra, si è intrinsecamente legato alla società moderna, perlomeno le sue ideologie. Il flusso di idee che proviene da questo personaggio e dalla setta segreta da lui creata, a cui ovviamente al tempo partecipavano innumerevoli personalità di spicco, sono arrivate ad influenzare il pensiero del socialismo utopistico e addirittura alcuni aspetti di Karl Marx. Ed è inutile che alcuni individui provino a dire che non si tratta di questo, perché il vero pensiero di questi Illuminati era concentrato sull'affermazione dell'egemonia di alcune classi sociali che costringono le classi subalterne all'oscurantismo, alla schiavitù, insomma. Vi è chiaro adesso il concetto di piramide? Come funzionava in Egitto? Il faraone nel punto più alto della piramide e così via, fino alla base. Ecco.
Questo ordine degli Illuminati racchiude dei pensieri veramente pericolosi che tutto trasmettono tranne che libertà. Massoneria deviata, interessi personali e una storia che parla da sola. La stessa fondazione dell'Unione Europea è basata su questi principi. Echi moderni, cari signori, si trovano nel Manifesto di Ventotene, documento che, diciamo così, consacra un po' la fondazione dell'Unione Europea. Progetto di un manifesto, no? Ne avete sentito parlare? Ecco, ma non solo, perché anche il moderno federalismo basato sul vincolo di un patto è basato sui concetti dell'ordine. Se andiamo a ritroso nel tempo, affermare che l'ordine degli Illuminati di Baviera abbia influenzato determinate correnti di pensiero a livello storico non è sbagliato. Lo ripeto, è storia. L'aspetto primario dell'ordine fu quello politico ed economico. Ma c'era anche un aspetto secondario. L'aspetto secondario, infatti, era quello esoterico. L'ordine degli Illuminati che volle realizzare un paradosso fondendo l'occulto con l'illuminismo. Anche se dagli scritti che ci sono pervenuti capiamo che questo Weishaupt era molto materialista e non credeva affatto alla magia, in molti lo consideravano una sorta di mago o un esoterista. Però siccome storicamente si dovette districare in un ambiente, ossia quello delle sette segrete, in cui contavano molto i simboli e i messaggi cifrati, anche lui ci mise del suo. E infatti viene attribuito all'ordine degli Illuminati la figura della civetta di Minerva, o anche detta nottola, simbolo della filosofia e della saggezza, largamente utilizzato tuttora. Ma qual è il significato? Questo, cari amici, è un simbolo molto antico dal significato esoterico. Gli occhi e il becco della civetta seguono la linea della sezione aurea, ossia quel rapporto numerico che riferisce alle proporzioni divine. Pensate che tale simbolo fu marchiato a fuoco sulla fronte degli abitanti dell'isola di Samo come punizione per aver abbattuto il governo democratico filo-ateniese. E inoltre la civetta di Minerva è stata rappresentata anche nella moneta greca da un euro. Il simbolismo dell'ordine degli Illuminati è molto affascinante, storicamente complesso e soprattutto mirato. L'occhio della provvidenza, per esempio. L'occhio avvolto dalla gloria, l'occhio che vede tutto, simbolo massone per eccellenza, che compare nell'iconografia standard della massoneria, non da ieri, non sui siti dei complottisti, ma dal 1797. E la piramide, raccontata prima, che racchiude il pensiero illuminato e della gerarchia. Ecco, pensate che sui dollari statunitensi è raffigurata una piramide più l'occhio della provvidenza. Le conclusioni stilatele da soli. L'organizzazione della suddetta setta ne rispecchia non solo la gerarchia piramidale, ma anche un po' le ideologie deviate. Infatti l'organigramma dell'ordine degli Illuminati di Baviera era simile a quello della massoneria, aveva una struttura piramidale e diversi gradi di iniziazione a cui corrispondeva una consapevolezza progressiva dei segreti della setta e ovviamente ad un maggiore potere. Solo gli adepti di grado superiore erano a conoscenza dell'ultimo scopo dell'ordine, del vero illuminismo, insomma. Questi capi parlavano di questo scopo anche agli altri adepti, senza mai però dire in che cosa consistesse. Infatti un adepto poteva conoscere quelli della sua classe e quelli dei gradi inferiori. Ma a meno che non avesse ricevuto dai superiori la commissione di direttore, tutti gli altri adepti erano per lui invisibili. Il passaggio ad un grado superiore richiedeva almeno un anno di prove da superare finché colui che seguiva l'adepto tracciava il quibus licet, che conteneva tutte le indicazioni sufficienti per giudicare se l'adepto fosse degno o meno del passaggio di grado. Il famigerato quibus licet era suddiviso in colonne in cui erano riportati connotati, carattere morale, religione, coscienza, studi, servigi che l'adepto poteva rendere alla setta, amicizie, ricchezze e influenza politica e così via. Se provenivi da famiglia aristocratica e posizionata egregiamente all'interno della politica locale o, meglio, internazionale, saresti stato molto più utile agli scopi personali della setta e allora avevi molte più probabilità di salire di grado. I segreti che conservano queste organizzazioni rimangono ancora oggi un mistero. Ma giusto per capire quanto fossero fusi di testa questi individui, gli Illuminati adottavano soprannomi iniziatici ispirati al neoclassismo. Adam Weishaupt si faceva chiamare, per esempio, Spartacus. Anche ai luoghi di ritrovo o di interesse della setta vennero attribuiti dei nomignoli, sempre estrapolati dal neoclassismo. Monaco, per esempio, era Atene. Ingolstadt era Eleusi. E a questo punto
chiedetevi, un testo scritto da un alto esponente dell'ordine degli Illuminati di Baviera, quanto fosse difficile da leggere e quindi quanto fosse efficace il loro codice tra simbolismi esoterici e insegnamenti che soltanto ad alcuni adepti venivano trasmessi. Non si fa di tutta un'erba un fascio, perché anche se i fondatori dell'ordine degli Illuminati di Baviera erano al contempo, a volte e alcuni, massoni, le due sette devono essere storicamente distinte perché, semplicemente, sono due cose diverse. Spesso l'ordine degli Illuminati ha attuato, politicamente ed economicamente parlando, una massoneria deviata, e oggigiorno viene ulteriormente deviato l'illuminismo dai pochi che controllano i molti, nei settori dell'economia di alto livello, così come nella politica internazionale. Ma questi illuminati esistono ancora? Beh, sì. Storicamente, oltre agli Illuminati di Baviera, molte altre società di matrice occulta o legate comunque sia alle tradizioni esoteriche sono state a volte associate al termine illuminati, ma per vari motivi, sia perché ispirate a principi analoghi, sia per il comune riferimento alla discesa dell'individuo nella luce, sinonimo di conoscenza e così via. Questi vogliono comandare, punto e basta. La mafia non è solo quella che spara, la mafia è anche quella che corrompe i processi. Ecco, se un giudice è un illuminato o un massone e un avvocato fa parte dello stesso ordine o della stessa loggia, si fanno i favorini. Non è forse mafia anch'essa? No, siamo complottisti. Gli Skull and Bones, il movimento del Round Table di Cecil Rhodes, la Pilgrim Society, la Fabian Society, la Royal Institute of International Affairs, il Council of Foreign Relations, il Bohemian Club, il Bilderberg, la Commissione Trilaterale, il Club di Roma, la Carnegie Foundation, la Federazione Rockefeller, addirittura il complesso militare industriale, politico e congressuale, sono tutte, e dico tutti, ispirati e fondati proprio sulla base delle ideologie storiche dell'ordine degli Illuminati di Baviera del 1700. E non è perché è storica la cosa e allora non è mafia. È mafia. Punto. Complotti? Questa è storia, non sono complotti. Ci sono gruppi ristretti di persone che si riuniscono e che sono in modo individuale talmente influenti nel settore economico e politico internazionale che riunendosi hanno il potere di decidere il destino di intere nazioni. Ovviamente parlando di economia e politica, la corruzione interna a livello politico dilaga ovunque e la struttura piramidale, la gerarchia piramidale concepita secondo ideologie massoniche e illuminate si è largamente, dico largamente, affermata nella società moderna. Quindi a questo punto, ripeto, chi è il complottista? Esiste un'affermazione inglese ampiamente utilizzata tuttora nell'aristocrazia inglese che recita così: no lodge, no business, che significa no logge, niente affari. E questo è il cuore della nuova massoneria deviata atta ad istituire un nuovo ordine mondiale, perché tutto è tranne che uno specchio dei vecchi principi muratori. Oggigiorno si parla semplicemente dei pochi che, a discapito di intere nazioni, del destino di intere nazioni, perseguono i propri interessi personali. Punto. C'è un libro che vi consiglio, ossia I Signori del Mondo di Pinotti. Questo è un libro molto valido. E per fare una citazione inerente al discorso che ho deciso di affrontare oggi, vi leggo che cosa scrive. Certo, se lo scenario indicato da Attali, e sta parlando di Jacques Attali, e ne ho parlato anche all'interno degli scorsi episodi e vi invito ad approfondire in merito a questo personaggio, scrive, certo, se lo scenario indicato da Attali fosse seppur in parte fondato, e in effetti molto fa pensare che lo sia, un tale scenario potrebbe peraltro essere ricollegabile solo ai gruppi oligarchici transnazionali legati all'alta finanza mondiale, dei quali la punta dell'iceberg potrebbe essere costituita solo da ambienti quali, ad esempio, il gruppo Bilderberg o la Commissione Trilaterale, non certo alle comuni e pressoché innocue obbedienze massoniche tradizionali, specie se italiane. La verità aveva d'altronde già dichiarato nel 1933 il presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt è che elementi della finanza sono proprietari del governo americano nei suoi cardini principali sin dai giorni di Andrew Jackson. Alcuni dei più importanti finanzieri e industriali d'America, aveva precedentemente affermato il presidente americano Woodrow Wilson, hanno paura di qualcuno o di qualcosa.
sanno che da qualche parte esiste un potere così ben organizzato, astuto, inafferrabile, onnipresente e pervasivo, che non si arrischiano a condannarlo ad alta voce. Tale potentato occulto o governo ombra mondiale sarebbe comunque stato poi indicato esplicitamente fin dai primi anni 60 nel suo discorso di congedo dal presidente americano Dwight Eisenhower. Ma non solo, cari signori, perché anche Bill Clinton ha parlato di un governo ombra. Anche Kennedy. Siamo già a qualcosa come 4 o 5 presidenti degli Stati Uniti. Erano tutti complottisti? Dai, vai a Washington, qualcuno è ancora vivo, chiamalo Clinton, digli che era un complottista. Forza. Vai dalla famiglia di Eisenhower a dirgli che uno dei migliori presidenti degli Stati Uniti della storia era semplicemente un complottista. Capito di che cosa sto parlando? Generalizzare come fanno alcuni è troppo semplice, vai a marcare la storia e chiariscimi punto per punto quali sarebbero i concetti complottisti. Qui sfruttando l'ignoranza di alcune persone e facendo credere alle masse ignare che alcuni pensieri sono semplicemente legati a qualcosa di complottistico, si allontanano le persone che vorrebbero conoscere da eventuali realtà, cioè prima andate a vedere, studiate, fate un percorso storico e poi potete farvi un'idea. Perché se si pensa storicamente all'origine degli Illuminati di Baviera, visto che in questo caso stiamo affrontando questa tematica, e si studiano nel dettaglio le sue ideologie, è facile capire che siamo già oltre. È facile capire che il 70% del lavoro è già stato fatto, sempre parlando ovviamente di politica e di economia globale. Complotti o no, molti personaggi storici, del calibro di alcuni presidenti degli Stati Uniti d'America sin dagli anni 30, se non prima, ci hanno messo in guardia. Nessuno ha voluto ascoltarli. E adesso ci prendiamo le conseguenze di ciò che stiamo vivendo. Questo excursus storico spero che vi abbia chiarito un po' le idee in merito a questa parola molto utilizzata, ossia la parola Illuminati. Capito quanta roba c'è dietro? Parola che viene ampiamente utilizzata a sproposito. Nei commenti sono ben accetti ogni tipo di pensieri o di riflessioni in merito alla questione. Mi raccomando, prendete questo video semplicemente come uno spunto per farvi andare a saperne di più. Spero di avervi semplicemente incuriosito al fine di farvi andare a studiare quali sono i precedenti e le implicazioni politiche attuali di tali sette segrete. Io, come sempre, ho fatto del mio meglio per riuscire, insomma, ad esporvi la questione. Quindi, se il video ti è piaciuto, mi raccomando, lascia un like e se sei nuovo e ti interessa i temi che affronto, iscriviti al canale. Noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu.